contento, anche se dobbiamo subito mettere da parte la contentezza, mettere molto entusiasmo e rimboccarsi le maniche per lavorare per la nostra città che ne ha tanto bisogno. Pensava in grande Michele Abate, con uno stile antiretorico tutto suo, che si incrociava perfettamente con l'ironia un po' sarcastica dei nisseni e lo metteva al riparo dalle critiche accidiose della nostra tradizione. Per la sua città, che lo aveva voluto sindaco con entusiasmo, sconfiggendo un cavallo di razza della Prima Repubblica, non sembrava vero di avere nel palazzo un sindaco così, sorridente quanto determinato, estraneo da sempre agli apparati di partito, quanto politicamente deciso e ben orientato, puntando sempre nelle sue scelte all'interesse collettivo, al bene di tutti. Dopo mezzo secolo di comitati d'affari, nella città in cui la mafia non si vedeva ma da sempre comandava, era sembrata una liberazione. E mentre partivano i primi progetti, avevamo cominciato a sognare. Il contratto di quartiere per il risanamento di Santa Barbara, per ripartire dalle periferie, il teatro Margherita riaperto, con la scuola delle professioni dello spettacolo per formare i giovani nisseni e una direzione artistica di prestigio nazionale con Pamela Villoresi. E poi l'idea del futuro, il vecchio macello da ristrutturare per farlo diventare un centro polivalente di cultura aperto ai giovani, cercando le risorse per farlo, trovando i finanziamenti. Non si lasciava calcolare l'anima Michele Abate, non con la logica dei ragionieri e tantomeno degli speculatori, quelli che per la prima volta, dopo decenni, avevano capito che dietro il suo sorriso gentile c'era un confine blindato che non avrebbero più potuto varcare, a nessun prezzo. Al suo funerale tutta la città si era sentita una comunità solidale, forse per l'ultima volta, e aveva visto Caltanissetta, finalmente, la presenza dello Stato, delle istituzioni di tutti i livelli, a rendergli onore, a riconoscere il valore di un'esperienza di governo cittadino che stava dimostrando di sapere pensare al futuro, con libertà, con fantasia, con la mitezza della determinazione, il buon governo oltre la politica, senza lottizzazioni. La sua morte ha lasciato in sospeso tante domande che ancora ci interrogano, dopo più di 20 anni, come un fiume carsico che può riemergere in qualsiasi momento, anche molto lontano da dove è scomparso sottoterra. Con i 10.000 nisseni intorno a lui per accompagnarlo in quella mattina di maggio, ci siamo sentiti, insieme, il popolo di una città, con una identità, un'esperienza condivisa, non soltanto una storia, come sempre, solo un grande avvenire dietro le spalle. Michele sicuramente vorrebbe che non sia stata l'ultima volta. La stanchezza non riesco a nasconderla, però la felicità effettivamente è tanta, anche se, ripeto, da domani sentirò il carico forte di tutte le cose che assieme ai miei assessori dobbiamo affrontare.